Grazie, sarò breve e non è una minaccia tipica dei politici. Questo evento si inserisce all'interno di una più ampia serie di eventi informali che sono tipici del semestre e di cui tra l'altro segue l'importante informale che abbiamo avuto a Milano praticamente la scorsa settimana. A me sembra che sia passato un mese, ma è passata solo una settimana. Informale all'interno del quale noi abbiamo diciamo, parlato e affrontato due tematiche molto importanti che si collegano tra di loro. Una è diciamo, l'impatto dell'innovazione nei sistemi sanitari nazionali e soprattutto nella vita del paziente, nelle prospettive di cura dei pazienti. Il secondo è quello della prevenzione del tumore e all'interno del quale abbiamo ovviamente affrontato il tema degli screening, il tema delle vaccinazioni, i risultati raggiunti in Italia e in Europa sugli screening di alcune importantissime malattie oncologiche, penso appunto al tumore alla mammella, al tumore al collo dell'utero che riguardano specificatamente le donne, ma anche il tumore al colon retto e l'importanza della vaccinazione per il papilloma virus sia per le ragazze che per i ragazzi. Dico questo perché in realtà c'è un filo conduttore che attraversa queste riunioni informali e che oggi poi ha oggi e domani ha, per quanto mi riguarda, un elemento centrale nell'attività del semestre a guida italiana e io spero che sia un'attività utile anche per chi prenderà poi la staffetta e per una riflessione più ampia sulle strategie di salute che riguardano le donne e diciamo, in genere anche il nucleo familiare in tutta Europa. E questo affollamento di eventi, quello che Rocco mi ha rimproverato che ho dato troppo da lavorare alla struttura italiana, si inserisce in realtà in un momento che, come tutti coloro che si occupano di salute in Europa, ma non solo, sappiamo essere cruciale. Cioè noi siamo in una fase di trasformazione dei nostri sistemi di welfare. Sistemi di welfare messi in crisi dall'andamento demografico, quindi da una decisa denatalità dei nostri paesi, in primis l'Italia che io qui rappresento, accompagnata ad un invecchiamento della popolazione, cosa di cui noi siamo molto felici, ma ovviamente siamo sotto il tasso di sostituzione, quindi c'è un problema che è un problema sociale, economico, culturale e di sostenibilità nel medio-lungo periodo dei sistemi di welfare. Accanto a questo, che già di per sé è una questione che è strutturalmente difficile da affrontare, una sfida per i paesi occidentali, noi ci inseriamo dentro la crisi economica che ha comportato un taglio radicale delle spese sanitarie, pubbliche e di welfare di fatto in tutti i paesi occidentali e in particolare in Italia, che ha avuto nel sistema sanitario nazionale universalistico uno dei perni fondanti del suo sistema sociale. Quindi la sfida che i ministri della salute devono affrontare oggi è non solo reggere le emergenze, che sono tante. Noi come Italia abbiamo l'emergenza sanitaria dell'immigrazione, Mare Nostrum, quindi la necessità di fare diagnosi e di fare prevenzione su migliaia di persone. Lo dico ai miei colleghi che vengono da altri paesi, da giugno a oggi noi abbiamo fatto screening in mare, a bordo delle navi della Marina, per più di 80.000 persone. Da giugno a oggi 80.000, 80.000, non c'è errore. Abbiamo da affrontare oggi, sempre dal punto di vista di emergenze globali, Ebola nel West Africa, che per noi europei non è una cosa che è lontanissima, è direttamente al di là del mare. Ci sono nuove epidemie, pensiamo ai focolai di poliomielite in Siria, di meningite, di tubercolosi. Abbiamo quindi queste che possiamo, le pandemie legate alla salute alimentare, l'afta in Nord Africa, la Blue Tongue, la West Nilon, cioè ci sono
una serie di emergenze che sono quelle che poi dobbiamo affrontare quotidianamente. Ma accanto a questo ci sono le questioni strutturali dei nostri sistemi sanitari. E quindi come ministri dobbiamo riuscire in questa fase cruciale sulla salute a intervenire con nuove strategie, a intercettare i problemi prima che divengano, come dire, non problemi risolvibili, ma dei problemi che raggiungono un livello tale a cui ci si rassegna. E io credo che non ci si possa rassegnare in Europa ad abbandonare uno dei nostri capisaldi, cioè quello che ha fatto dell'Europa l'Europa dal punto di vista politico e culturale, e cioè il fatto che noi abbiamo creato un continente in cui l'assistenza sanitaria alle persone è un valore. Non è solo un costo, lo abbiamo fatto nostro, lo abbiamo affrontato declinandolo nei nostri diverse esperienze nazionali in modo anche diverso, ma assicurando un'assistenza sanitaria straordinaria ai nostri cittadini. Ci abbiamo creduto talmente tanto che abbiamo sviluppato la direttiva transfrontaliera. E quindi la possibilità di dare mobilità reale per alcune patologie ai nostri cittadini e quindi di potersi curare laddove possono avere la prestazione migliore. Quindi questo è un valore che in un momento di crisi come questo non può essere lasciato. Per questo il segno di questa nostra presidenza italiana sulla salute è la volontà di mettere sul tavolo le questioni più importanti che ci sono, non solo le emergenze, ma le questioni che in prospettiva ci devono permettere di mantenere sostenibili i nostri sistemi sanitari nell'interesse di quelli che sono il centro della nostra azione politica e amministrativa, e cioè i pazienti, le persone. Questo poi è il fulcro della nostra attività nel vario modo in cui questa si sviluppa. Quindi in questo non si può trascurare la donna. La donna è di per sé, scusatemi la cosa banale che sto per dire, ma in realtà non lo è tanto, diversa dall'uomo. Ormai dagli anni 80 in poi si è, per fortuna, dice qualcuno qui, per fortuna, dagli anni 80 in poi si è sviluppato il concetto, sempre più approfondito anche dal punto di vista scientifico, della necessità di una medicina di genere, cioè che questa diversità biologica, ormonale, endocrinologica si sviluppa in una diversa sperimentazione dei farmaci, in un approccio diverso che non è soltanto legato al momento del parto e alla fase riproduttiva, ma anche a una serie di patologie tipiche femminili, e quindi della necessità di sviluppare intorno alla donna una medicina, un'attenzione, una cura tutta sua. A questo si aggiunge un altro elemento che è induttivo, cioè non bisogna essere un medico per saperlo, e cioè che la straordinaria capacità di cura che ha la donna e anche di leadership nelle proprie comunità la porta a essere un opinion leader naturale. Quindi facendo un'azione di prevenzione forte sulla donna, attivando una cultura della prevenzione e della cura sulla donna, si fa di fatto anche si allarga il bacino della prevenzione al suo nucleo di appartenenza. Lo vediamo nella famiglia, lo vediamo in tante, nelle strategie, per esempio sull'alimentazione, sulla cura dei bambini, sulla lotta all'obesità, anche la segnalazione di alcune patologie che ahimè sono tipicamente maschili, ma che anche attraverso una sensibilizzazione della madre riescono a passare. È quindi un'operazione scientifica, sanitaria, sociologica e anche culturale. Sulla salute della donna poi passa la grande scommessa della fertilità,
della salute e della prevenzione della fertilità, della capacità di un investimento anche sulla genitorialità per le prossime generazioni. Noi abbiamo aperto proprio ieri a Roma il gruppo di lavoro sulla fertilità per fare un grande piano nazionale sulla fertilità in Italia, per rendere, diciamo, conosciute anche quelle che sono le strategie di fertilità, la curva della fertilità. Moltissimi giovani, noi l'abbiamo visto ieri da un sondaggio del Censis che ci diceva che più del 60% della popolazione non capiva neanche di che cosa stessimo parlando, cioè cosa fosse la fertilità, e non sapevano quali fossero le cause dell'infertilità. Dell'altro 40% che comunque aveva idea di che cosa si trattasse quando si parlava di fertilità, il 23% non ne conosceva nessuna causa. Capite che in una popolazione che ha difficoltà a, come dire, ad avere un tasso di natalità alto o quantomeno adeguato al tasso di sostituzione, queste sono problematiche che passano attraverso strategie di prevenzione. Inoltre noi abbiamo avuto comunque un cambio sociale molto forte, abbiamo nuove patologie, abbiamo l'insorgenza di infezioni già dall'età adolescenziale, la cui trascuratezza comporta sterilità e l'emergenza di patologie in età adulta. Ci sono insomma una serie di questioni che riguardano la salute della donna che diventano strategiche non solo per prendere in carico un'intera popolazione, fare screening e mantenerla sana, ma anche all'interno di una più ampia visione, che è la visione della salute, del benessere di un'intera comunità. E questo è un tema che qui in questi giorni voi sviscererete da tutti i punti di vista e credo che sia molto importante. Non soltanto guardando i dati dell'età, cioè è molto focalizzato ovviamente sulla fase della riproduzione, sulle infezioni, sulle nuove sulle strategie di screening, ma c'è anche tutto il tema delle donne anziane. Le donne anziane che vivono di più, che dobbiamo quindi garantirle, metterle in salute, che hanno problematiche proprie come l'osteoporosi, come altre patologie, una necessità di avere un approccio particolare, focalizzato sulle donne. Concludo quello che doveva essere un saluto, che è diventato invece una cosa molto lunga, ma perché, come avrete capito, ci tengo in modo particolare. E noi abbiamo pensato di dare anche un segno visivo, plastico. A volte le immagini sono più potenti delle parole, no? Su queste due giornate di lavoro. Vedete, qui c'è una bellissima maternità di uno dei più importanti scultori italiani, Crocetti, di cui famosissimo, che è stato uno dei più grandi scultori contemporanei. Vedrete una serie di statue di bronzo che sono nel percorso di arrivo in questa sala, che rappresentano la donna e la donna nella sua fase di maternità in vari aspetti della vita, durante la gravidanza, in un momento di gioia come in questo caso, in un momento di dolore, di paura, ed è stato per noi un simbolo di questa giornata. E alla fine siamo in Italia, la presidenza italiana, la cultura, l'arte sono anche comunicazione, anche di salute, anche di un messaggio positivo. Queste statue che voi vedrete molto belle si possono toccare. C'è anche un elemento plastico di questi bronzi, e noi vorremmo che questa bellezza, questa immagine di gioia, di positività, di futuro, di salute, sia poi l'immagine anche di questo nostro semestre, che spero possa portare un segno positivo nelle politiche che verranno sviluppate nei prossimi anni. Grazie, lo voglio dire, a una collaborazione straordinaria che ho avuto con i paesi e con i ministri con cui abbiamo organizzato il semestre della staffetta, quelli prima e quelli dopo. Un ringraziamento particolare lo faccio ai colleghi della Grecia, con cui abbiamo lavorato veramente in continuità. Sarà in continuità anche la staffetta successiva, e spero che questo nostro breve semestre possa portare un buon seme per la salute europea. Grazie.